Mister, un derby pazzo con continui rovesciamenti di fronte, c'è un filo logico che ha portato alla fine a questo risultato o sono stati gli episodi a determinare tutto? No, di logico non molto, indubbiamente. Siamo partiti molto bene noi, i primi 25-30 minuti, meritatamente siamo passati in vantaggio, poi la resta è venuto fuori, ha pareggiato e soprattutto nell'ultimo quarto d'ora con tiri da fuori ci ha messo in difficoltà, noi faticavamo un po' a venire fuori, a salire e poi appena riniziata hanno fatto subito il gol del 2-1, noi l'abbiamo ribaltata completamente passando in vantaggio, poi c'è stato il rigore. Dopo il rigore la partita si è un po' così appiattita, l'occasione migliore per fare il quarto gol l'abbiamo avuto noi con Liotti, però penso che sia stata una bellissima partita con due squadre che propongono, cercano di giocare al calcio in maniera molto offensiva. È una partita che è andata come se l'era immaginata, mister, anche tatticamente oppure no? No, pensavo dopo l'inizio soprattutto della partita di riuscire a fare meglio a livello di palleggio noi, invece l'Arezzo soprattutto negli ultimi 15-20 minuti del primo tempo ha giocato meglio di noi da quel punto di vista e poi nel secondo tempo siamo stati bravi perché prendere una botta così 2-1 poteva essere difficile risalire la china, invece ce l'abbiamo fatta con due bellissimi rigore e un bellissimo gol di Quinzio. Infatti proprio quello è stato forse il momento chiave, no? Altre squadre che avrebbero forse perso un po' la bussola, andare sotto così 2-1 con questo stadio, invece lì il Pisa ha dimostrato insomma di saper gestire queste situazioni. Sì, diciamo che a inizio secondo tempo abbiamo avuto un infortunio, nel senso che ha perso la scarpa Birindelli, loro hanno sfondato gli a sinistra, abbiamo preso gol su una mischia con Bruno Ori, se non sbaglio. Sì. Che è molto bravo in quelle situazioni, sempre, e però la squadra ha dimostrato di esserci sotto tutti i punti di vista e alla fine l'abbiamo vinto. Questo risultato quanto pesa in ottica qualificazione? Sì, pesa, questo è inutile negarlo, ma allo stesso tempo, visto che anche nel passato playoff di una settimana fa, squadre che avevano vinto anche abbastanza meglio di noi fuori casa, poi in casa hanno penato le pene dell'inferno, perciò ci vorrà da parte nostra un grande match anche domenica sera.